La Fondazione Ente dello Spettacolo, una delle realtà più importanti nel panorama italiano per la divulgazione della cultura cinematografica, si ritrova a Lecco a febbraio per decidere quali saranno le sue strategie da mettere in campo quest'anno. Davvero 2 giorni intensi qui a Lecco. La Fondazione Ente dello Spettacolo si è riunita per 2 giorni fattivi per parlare di cinema e di quello che potranno fare quest'anno. Uno dei progetti, dal 29 al 2 di giugno, il Castiglione Cinema, la sua prima edizione effettiva dopo l'anno zero per festeggiare i 90 anni della rivista. Castiglione del Lago, sul lago Trasimeno, provincia di Perugia. L'anno scorso, nel 2018, è stato l'evento importante, 90 anni della rivista. Abbiamo portato Gianni Amelio come senatore nell'ambito del cinema italiano, Albanese, Elena Sofia Ricci. Nel 2019 lo rifacciamo. La gente del posto è contenta, noi siamo contenti, parliamo di cinema, le scuole sono con noi, è un bel momento, ne faremo 100 edizioni sicuramente. Tra gli appuntamenti cinematografici che sicuramente compongono il calendario, uno tra i più importanti, forse il più importante, è quello con la Mostra del Cinema di Venezia, perché è comunque il festival cinematografico più antico del mondo. La Fondazione Ente dello Spettacolo lo presidia per raccontarlo, naturalmente, e per raccontarsi. Venezia ha il vantaggio di avere su di sé i riflettori del mondo in quei 10 giorni. La Fondazione Ente dello Spettacolo, all'interno di quella che è la kermessa, ha uno spazio proprio in cui organizza incontri, momenti di confronto, appuntamenti sicuramente di carattere culturale, anche di carattere glamour, diventa anche una vetrina. Per noi e i nostri interlocutori, noi diciamo sempre per chiunque voglia ritagliarsi un ruolo da protagonista in quello che è, diciamo, questo scenario. Il lavoro di questi 2 giorni a Lecco per Fondazione Ente dello Spettacolo è stato strategico in quanto ciascun collaboratore della Fondazione ha messo in campo le proprie competenze, dando vita a un momento di autoformazione molto ricco. Siamo all'inizio di un nuovo anno e questo appuntamento è stata l'occasione per fare il punto sulle nostre attività e anche per definire i nuovi campi di intervento della Fondazione. Grande attenzione verrà data al tema dell'educazione, delle scuole, del rapporto con i giovani e della diffusione della cultura cinematografica su tutto il territorio nazionale e non solo nelle capitali, nelle sedi solite del cinema del nostro paese.